Siamo col sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, Chioggia che oggi ospita un congresso molto importante. Un congresso importantissimo, il 14° congresso nazionale dell'AISTOM, quindi una giornata importante per parlare anche di nuove terapie, di nuove tecniche, quindi medicina a confronto, credo poi ovviamente ascolterò i relatori, scienza, quindi tutti in campo per questa problematica che coinvolge tantissime persone, sono circa 45.000 i pazienti stomizzati in Italia. Quindi ripeto, Chioggia ovviamente per noi è un onore ospitare un congresso nazionale, perché Chioggia vuol dire che diventa sempre più meta anche per questi importanti convegni. Un ringraziamento ovviamente ai tanti medici che sono impegnati su questo campo, ai tantissimi volontari che sono un esercito pacifico, che senza di loro dico che il paese Italia si bloccherebbe. E poi ovviamente a tutti i familiari che vivono questa esperienza anche, e comunque ripeto, Chioggia ovviamente è sempre una città accogliente, io dico sempre che Chioggia è la città di tutti, quindi saremo sempre a fianco di questa associazione, saremo sempre disponibili a dare i nostri spazi comunali per fare questi importanti incontri. Nei prossimi giorni ci sarà un'altra cosa molto importante, 18-19 novembre se non ricordo male, la giornata mondiale della pesca. La giornata mondiale della pesca, e con il nostro vescovo che l'aveva annunciato l'anno scorso durante la festa del pescatore, aveva fatto una battuta, ma poi una battuta che è stata presa sul serio dal mondo della pesca e anche dall'amministrazione comunale, tant'è che organizzeranno loro come chiesa ovviamente questo importante incontro sulla pesca, dove parteciperanno ovviamente uomini del settore ovviamente della pesca. Quindi sono delle giornate importanti per la nostra città, e poi siamo reduci anche da un altro giorno di esperti che provenivano da 53 paesi dell'Unione Europea sull'acquacoltura, quindi c'erano esperti mondiali dell'acquacoltura, quindi in questo auditorium stupendo, ecco che. Quindi ripeto, Chioggia è a disposizione, l'amministrazione comunale è sempre al fianco di queste associazioni, e un ringraziamento va ovviamente ai tantissimi volontari che contribuiscono a fare squadra, perché ancora una volta anche in questo importante settore a vincere è sempre la squadra. Allora, qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto, sono state messe dei crostini che un tipico piatto italiano, e del prezzemolo che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto.